un'esperienza nuova di sicuro, perché comunque prima volta in un settore giovanile professionistico e no, una bella esperienza con ragazzi comunque di buona qualità e un campionato comunque nazionale importante e mi aiuta anche a me per crescere sicuramente in esperienza come allenatore. Per te si tratta di un gradito ritorno dopo l'esperienza da giocatore e quella da tecnico. Cosa ricordi dell'esperienza da giocatore ormai datata, un Ma paio di ormai sono lustri? passati parecchi anni. No, da giocatore mi ricordo, vabbè, la promozione dalla C2 alla C1. Anche se quell'anno lì è stata abbastanza infausto, ho visto due infortuni abbastanza importanti e la stagione successiva invece ricordi sia positivi sia negativi, soprattutto per come poi è culminata la stagione con la retrocessione ai playout. La famosa partita di Ravenna, però ecco, è stata un po' una stagione con chiari e Alle spalle è una carriera importante che ti ha portato in tanti posti belli e significativi. Che cosa ricordi in modo particolare? Quali sono i ricordi che ti sono rimasti negli occhi e nel cuore? ma di sicuro, vabbè, l'esperienza a Firenze è stata qualcosa di significativo per me, perché mi ha permesso comunque di esordire in Serie A, di fare qualche partita, di comunque vivere all'interno di uno spogliatoio con grandissimi giocatori mi ha insegnato tanto, mi ha insegnato perché era attento, sempre pronto a cogliere i minimi aspetti, i minimi dettagli in campo e fuori e quindi mi ha dato tanto. Come ricordi positivi, come squadra dove mi sono trovato meglio sicuramente è stata l'esperienza in Belgio, perché comunque sono stato là 5 stagioni e mezza, un ambiente anche diverso, un modo di vivere il calcio diverso, mi sono comunque trovato molto molto bene dopo qualche mese di difficoltà dovuto soprattutto a un ambientamento e il fatto di dover imparare una nuova lingua, però ho vissuto veramente degli anni stupendi. Quali sono i principi che ti animano nell'insegnare calcio ai ragazzi? Ma è questa una bella domanda, no? Di sicuro è la cultura del lavoro, perché senza lavoro, senza sacrifici, senza faticare, senza andare oltre i propri limiti, diventa poi difficile riuscire a ottenere qualcosa di importante nel calcio come in altri ambiti della vita. Quindi l'importante è la serietà, lavorare in un certo modo, sempre seri, attenti, concentrati, a dare sempre il 100%.